Alla metà del 400, Malatesta Novello, signore della città di Cesena, mise mano a un progetto destinato a consegnare il suo nome alla storia. I frati del locale convento di San Francesco si erano rivolti a lui per creare una nuova biblioteca. Avevano una cinquantina di manoscritti, un quantitativo già di per sé stesso notevole in quell'epoca, e volevano creare una stanza all'interno del loro convento tutta dedicata ai libri. Si sarebbero accontentati probabilmente di una cosa modesta, ma il signore di Cesena aveva ben altro in mente. Era abituato a confrontarsi con i grandi cantieri che allora animavano l'Italia, da Firenze a Milano, a Roma, a Napoli. A Firenze poi era sorta una biblioteca nuovissima. Il suo amico Cosimo de' Medici l'aveva voluta per i meravigliosi codici greci che erano stati a lui regalati. E così, su quel modello, sul modello della biblioteca di San Marco, proprio a Firenze, nel convento dei Domenicani, sorgeva a Cesena una nuova, grande biblioteca. E Matteo Nuti, il capmastro dei Malatesti, colui che aveva messo mano alle grandi opere che Novello aveva voluto dentro la città, si mise all'opera. Forse dietro di lui agiva un altro grande personaggio del 400, quell'Eon Battista Alberti, che proprio in quegli anni lavorava a Rimini a costruire il Tempio Malatestiano per Sigismondo Pandolfo, fratello di Domenico Malatesta. E così anche a Cesena sorse una biblioteca nuovissima all'interno del convento dei frati francescani. Era il 1452 quando l'edificio era finito e due anni dopo, in una data solenne che è incisa nella porta della biblioteca, era il 15 agosto 1454, la biblioteca fu solennemente inaugurata. E i cesenati e i romagnoli, ma direi anche molti italiani dell'epoca, non avevano mai visto niente di così bello. Che il dono fosse del Signore e che questa fosse la casa dei libri di Malatesta Novello non dovevano esserci dubbi. Infatti, sulla porta e sul portale, l'elefante malatestiano campeggia in tutta la sua potenza e la sua forza. Anzi, solo a Cesena compare con il caratteristico motto, che recita in latino, che l'elefante indiano non ha paura delle zanzare. A sottolineare la potenza di una famiglia che da circa un secolo si era imposta sulla scena politica italiana, da Milano fino alla Romagna e a tutte le Marche. Ecco, la biblioteca manifesta fin sul portale il suo programma politico e anche culturale, perché se il nome di Malatesta Novello è così ben ripetuto e richiamato dagli emblemi, dagli stemmi malatestiani, le tre teste, lo steccato, la banda a scacchi, ugualmente importante è il discorso culturale. Il portale di pietra, infatti, con le sue paraste, l'architrave e il timpano, richiama i templi antichi, richiama un edificio romano, perché il programma di questa biblioteca è proprio quello dell'umanesimo: riannodare il linguaggio col mondo classico antico e costruire su quel discorso un discorso culturale completamente nuovo. Ma nuova soprattutto nella malatestiana è anche la politica culturale, il disegno politico che un signore aveva ben in mente.
La biblioteca doveva servire a tramandare nei secoli il suo nome e la sua fama, ma doveva essere sicura, al riparo da qualsiasi pericolo esterno. Perciò, se la biblioteca sorge dentro un convento e se la biblioteca è del Signore, la cura sarà affidata a un elemento esterno, nuovo e ancora mai sentito, il comune. Infatti, vivo ancora a Malatesta Novello, nel 1462 cominciano i controlli dell'autorità comunale. Perciò la biblioteca, da sempre, è l'immagine più bella della città di Cesena, quella più alta, quella nel quale tutti i cesenati si riconoscono. Spalancata la porta, nessun visitatore contemporaneo, anche i più illustri, pensiamo al pontefice Giovanni Paolo II, al presidente Oscar Luigi Scalfaro, possono trattenere una meraviglia e lo stupore. Ma così era anche in antico, quando agli studiosi dell'epoca, ai visitatori comuni, si spalancava la porta della Malatestiana. E la biblioteca appariva in tutta la sua grazia, nella sapienza della luce, dei colori, nel riposo dei banchi. Banchi realizzati con materiale povero, come anche le colonne, materiale locale, ma un insieme veramente armonioso di forme e di colori che non ha uguali per tutta l'età dell'umanesimo. E infatti alla Malatestiana si ispirarono tutte le biblioteche coeve, fino alla fine del 1400. I codici, i volumi, riposano nei banchi e sono ad essi assicurati da delle catenelle quattrocentesche che impediscono non solo il furto di questi testi così preziosi e importanti, ma soprattutto impediscono che i libri cambiano ordine. Infatti il cuore di tutte le biblioteche è costituito sì dalla bellezza delle forme, ma il contenuto è assicurato dai volumi. E ai volumi Malatesta pensava e pensò subito, prendendo per la sua biblioteca i manoscritti che il convento aveva realizzato per sé e aveva accumulato nel corso della sua secolare storia. Ma soprattutto Novello pensò di creare dei manoscritti nuovi, dei testi che dovevano rappresentare sulla carta, sulla pergamena finissima in realtà, quello che era la sua idea, il suo progetto culturale. Nasce così a Cesena uno scriptorium organizzato che produce nell'arco di un ventennio circa 130 manoscritti, manoscritti da banco, pesanti, voluminosi, che contengono una summa di una biblioteca che aspirava ad essere universale. Nel tempo qualche cosa è stato aggiunto, perché Giovanni Di Marco, il medico di Malatesta Novello, avrà nel suo testamento un pensiero proprio per la biblioteca del Signore di Cesena e lascerà i suoi codici preziosi alla Malatestiana. Qualche codice poi sarà acquisito dallo stesso Novello o acquistato in un lontano mercato d'Oriente, ma il nucleo più distintivo della biblioteca è proprio quello fatto realizzare appositamente per lui in un'attività pianificata e organizzata. Naturalmente i manoscritti non venivano composti dentro la biblioteca, che era il luogo della pace, della lettura e della conservazione. Erano altri i luoghi della scrittura e molti erano i copisti. Copisti italiani, francesi, tedeschi d'Oltralpe, alcuni stabilmente residenti a Cesena, altri di passaggio, realizzarono per il Signore questi testi preziosi, che furono subito affidati alla cura del bibliotecario, il frate del convento, frate Francesco di Bartolomeo da Figline, che li collocava solerte nei banchi. Per questa perfetta conservazione dei testi e del luogo, la Biblioteca Malatestiana di Cesena è Memoria del Mondo dell'UNESCO, l'unica a meritare questo nome e questo titolo, che rende ragione di una conservazione perfetta ed unicità di una biblioteca che aspirava alla metà del 400 a porsi come biblioteca universale.
banchi della Malatestiana si conservano 343 manoscritti. Il più antico risale al IX-X secolo, è in scrittura carolina e contiene le etimologie di Sant'Isidoro. Non c'è la letteratura volgare in questa biblioteca, ma solo testi in latino, greco ed ebraico. L'unico testo in volgare è un vecchio volume, il Dittamondo di Fasso degli Uberti, quasi una reliquia del passato medievale. Ugualmente antichi, anzi molto antichi, sono i codici greci. Provengono non dall'Italia, ma sicuramente da un mercato lontano, Costantinopoli, e accenno solo alla bella leggenda che vuole che i testi della biblioteca dovevano essere molto di più e la biblioteca un pochino più lunga di una campata. Ma la nave che portava i codici greci da Costantinopoli fece naufragio e i testi irrimediabilmente perduti. Al corpo greco, che rimane collocato in fondo alla navata di destra, appartengono però alcuni esemplari particolarmente belli e importanti. Cito solo il Demostene e il prezioso Evangelario, scritto anche con lettere d'oro e miniato come fosse un tappeto antico e prezioso o un mosaico ravennate, che si ascrive al X secolo. I codici ebraici presentano una curiosissima Bibbia del 1300 in cui il commento è in forma di parole e disegna draghi, candelabri che decorano in modo curioso le pagine. Lo scriptorium malatestiano produsse circa 130 manoscritti. I testi appartengono prevalentemente alla cultura medievale e completano la collezione dei filosofi, dei teologi appartenenti già al convento di San Francesco. Ma la novità vera è costituita dai testi di storia. Malatesta Novello, presso i contemporanei, era conosciuto proprio per questa sua passione per la storia. E alla storia sono dedicati ben 3 manoscritti di Plutarco, tra i più belli dell'intera collezione. Ma come gli eroi dell'antichità meritano le miniature figurate, così anche i santi della Chiesa sono ritratti come loro all'antica, a mezzo busto, come eroi e imperatori romani. Ricordo solo i meravigliosi manoscritti dedicati a un autore al quale Malatesta Novello doveva essere particolarmente affezionato. È Sant'Agostino, al quale il Signore dedicò addirittura 15 codici. Il convento non possedeva nessun esemplare di questo padre della Chiesa e tanti ne furono confezionati di nuovi e alcuni splendidamente miniati, tanto che Taddeo Crivelli fu autore probabilmente di uno dei più preziosi. Ma non solo ai padri della Chiesa, non solo ai classici questa biblioteca è dedicata. La musica, la filosofia, le scienze dell'uomo, la medicina, le scienze giuridiche sono ampiamente e riccamente rappresentate da codici preziosi e stupendamente decorati. Mi piacerebbe ricordare per ultimo proprio il dono di Fredolo Fantini, un cesenate illustre, che negli anni 20 del 1400 regalò al convento di San Francesco i suoi testi scolastici. Libri che ci raccontano del Migno di Bologna, la scuola che proprio nel 1300 aveva dato il meglio di sé. Ecco, la carrellata dei testi malatestiani è molto ampia e ci porterebbe a parlare di scritture, di copisti, di storie di uomini e di cose. È un gioiello, tutto da sfogliare e tutto da scoprire, che i cesenati e i visitatori potranno fare direttamente qui da noi o anche nelle pagine del web, perché la biblioteca offre i suoi codici all'ammirazione di tutti e i suoi tesori alla conoscenza universale attraverso internet e il suo sito.